Radio Città Benevento. Va ora in onda Radio Città La Nini Club. Ti piace, bravo, bravo. Sigla nuova, ricchi premi e cotillon. Siete al Golf Club. Vero. Prima o poi Clemente ci chiuderà. Oggi sicuro. Benvenuti al Golf, c'è la... C'è anche un po' di ok, il prezzo è giusto. Sì, c'è. È vero, è vero. Benvenuti al Golf Club. C'è anche un po' di varietà all'italiana, non lo so, quelle robe, sai? Molto anni 70, TV di avanguardia. Sì, molto indietro. C'è anche Pippo Franco. C'è anche Pippo Franco, no, più che altro abbiamo, più che Pippo Franco, queste cose qua. Il nostro inviato, come ogni anno vuole, a maggio al Festival di Cannes. Tra l'altro, quest'anno un inviato d'eccezione. Buonasera a Carlo Valeri, che abbiamo in collegamento. Ciao, Carlo. Ciao a tutti. Grazie per essere con noi, ovviamente. Scusaci se ti teniamo un attimo appeso. So che sei, come dire, nel meglio della croisette, quindi non ti vogliamo sottrarre troppo tempo. E tu, correggimi se sbaglio, sei caporedattore della versione online di Sentieri Selvaggi e direttore della versione cartacea, giusto? Perfetto. Ci ho preso? Mazzo. Sei preso, guarda. Nonostante l'età, vedi. Non so i bookmaker a quanto ti davano, vabbè. Che sbagliava a 0.8. Sì, sì, ma infatti mi davano proprio bassissimo, ero quotato per l'errore, ma proprio a margine, guarda. A proposito, a breve, insomma, ci addentriamo in questa edizione del Festival di Cannes. Radio Città ogni anno è accreditata, per noi è un onore, soprattutto poter condividere con te un po' le cose che ti hanno colpito, ma prima dobbiamo dare spazio a una di quelle rubriche che tanto, come dire, tanti improperi ci hanno fatto prendere, ma allo stesso tempo tante soddisfazioni hanno dato a grandi e piccini. Ovvero, Alberto, cosa ti ha colpito questa settimana? Amiche golfiste e amici golfisti, buonasera. Sì, da Alberto Facchi, dalla redazione di Radio Città Benevento. Le tre notizie principali della settimana. Vai. Al terzo posto, lo smog aggredisce l'interno dell'Arco di Traiano. Aia, il nostro monumento più rappresentativo, quello che, diciamo così, è stato già un po' umiliato dal lapidarium, adesso. Adesso hanno messo il lapidarium per distogliere l'attenzione dal resto, sì. Al secondo posto, musei, boom dei visitatori, 10.000 in due mesi. Meco. Ma al primo posto, sì, dobbiamo cambiare sport, mi duole. Ma first. Chiaramente. A niente golf. Niente golf. La Nini salva la strega. 1-1 a Trieste. Un euro gol di Eric Lanini, che l'ha messa din da stanze elite, come si dice in gergo beneventano. Lì dove non batte il sole, all'incrocio dei pali, in quel di Trieste contro la Triestina. Il Benevento si giocherà al ritorno qui sabato prossimo, in casa al Vigorito, il passaggio del turno dei playoff di Serie C. Ma non siamo qui per parlare di calcio, noi siamo una trasmissione di Edital Golf. Ma grazie ad Alberto e grazie e non farlo mai più a Carlo Valeri, al quale chiedo subito se gioca a golf, altrimenti dobbiamo riagganciare. Carlo, scherzo. Ma certo che gioca a golf. Si sentiva, sai, dalla voce che sei un golfista della prima ora, non so perché. Suppongo tu sia romano, giusto? Sono romano, ma sono stato sfortunato, ero un astro nascente del golf. Ah, vedi? Profondamente romano, come poi. Sì, uno sport che proprio è nato ai tempi degli antichi romani e ancora oggi. Perché ti è successo? No, che poi non so se hai visto, a Flavia Vento è apparsa la Madonna su un campo da golf a Roma, quindi cioè, potrebbe essere. C'è un legame. Flavia Vento appare più mistico. Madonne a lei che. Ecco, diciamo a te. Quelle che tiriamo noi. O meglio, a Flavia Vento è apparsa la Madonna su un campo da golf, te invece è apparso in collegamento al golf club la monaca, che sarei io, ma questa era proprio pessima. Allora, Carlo, raccontaci un po'. Cosa ti interessa e cosa ci vuoi raccontare di questa edizione del Festival di Cannes? Sappiamo che c'è Meryl Streep che ha aperto il festival, a lei la palma d'oro alla carriera, giusto? Sì. Dunque, è un festival come sempre, è oggettivamente il più grande festival del mondo. Non ce ne vorrà Alberto Barbera, il direttore di Venezia, al quale riconosco di aver fatto delle edizioni straordinarie e a volte superiori al Festival di Cannes. Ottimo. Ma insomma, il pacchetto, soprattutto di queste prime giornate, è succulento. Insomma, ecco, stasera c'è l'anteprima, ad esempio, internazionale di Furiosa.
che è il nuovo capitolo di Mad Max, sì, la serie di George Miller, insomma, che il primo film era del 1979, quello con Mel Gibson, ricorderete, che tra l'altro ha un po' inaugurato il filone cyberpunk, giusto? Beh sì, assolutamente, ha inaugurato il filone cyberpunk, ha forse inventato proprio l'estetica del post-atomico, no? Di tutta quella fantascienza distopica, fichissima, sulla quale credo stiamo più o meno piombando, se continuiamo praticamente così. Praticamente sì. George Miller è un genio, un preveggente, come lo vogliamo chiamare. Ma sicuramente preveggente ci sta, non soprattutto per quanto riguarda Fury Road, era bellissimo. Sì, condivido, soprattutto quella lotta per accaparrarsi la benzina, visto i video dei benzinai che abbiamo visto di recente, insomma, credo che tornerà di moda, vabbè, lasciamo stare. Tirati al film. Sì, ma poi pensa quanti soldi risparmierebbero le case di produzione, che non devono andare a cercare il set post-atomico. Ce l'abbiamo, è vero. Tra l'altro Pantano si presta benissimo, queste sono cose nostre, Carlo, non ti voglio disturbare. Invece c'è Pierfrancesco Favino nei panni del giurato, nel senso che interpreta. Favino nei panni del giurato ha questa responsabilità di dover dare per forza un premio a Paolo Sorrentino. C'è un mistero assoluto su questo film di Sorrentino. Ah sì? Su questo Partenope. Sì, anche le immagini, i teaser che sono girati fino adesso non ci dicono molto. Pare che sia un grande omaggio a Napoli. Partenope, la sirena da cui prende il nome, certo, esatto. La città di Napoli. Forse anche più dell'ultimo film del suo. Ah, più è stata La mano di Dio? Che è stata La mano di Dio, che era già un grande omaggio a Napoli. Perché ecco. Da questo punto di vista potrebbe essere in continuità. Pare sia un film a colore in bianco e nero e c'è la presenza di Gary Oldman nel cast. Vero. Insomma, il film è previsto nella seconda settimana del festival. E, che dire, chissà, magari Favino in giuria riesce a. Dici? Non che Sorrentino ne abbia bisogno, perché è conosciutissimo, è apprezzatissimo. No, però sai, una spinta favinica potrebbe effettivamente coronare questo sogno. A tuo giudizio, lo so che è una domanda del ciufo, del tipo dirci chi vincerà tra Benevento e Triestina sabato, ma secondo te invece sta Palma d'Oro chi se la becca? Questa è una bella domanda. Diciamo che la mia teoria, che però io non ci prendo mai. Quindi, meglio anche nel calcio sbaglio tutti i pronostici, quindi come nel golf, sì. il mio pronostico è Megalopolis di Francis Ford Coppola. Hai detto niente. Ok, scriviamo oggi Valeri Carlo Megalopolis, ecco qua segnato, così me la vado a giocare subito. È un film molto atteso, maledetto. Coppola ha finanziato, come un po' come Apocalypse Now, ha investito tutti i suoi averi per fare questo film. Si è indebitato. Cerca di fare da 30 anni. Capotato Coppola. Io ricordo abbastanza nitidamente a metà degli anni 90, quando leggevo Chuck, un'intervista di Coppola in cui diceva: il mio prossimo film sarà Megalopolis. Siamo arrivati al 2024. È passato un pochino di tempo, in effetti. Però sai come si dice, quando uno si prende il tempo giusto, ci vogliono i tempi giusti per fare cose bene. Tutte le più grandi cose richiedono tanto tempo. Quindi magari. Sì, diciamo, la mia previsione è Megalopolis, però potrebbe anche vincere il film di Lanthimos. Ah, ecco, vedi. Cioè, subito ci dai l'opzione B che ci fa crollare ogni certezza. Sta cosa. Sì, dai, vi do un ex-ego. Va bene, ci può stare. So che sei impegnato perché devi andare sul campo 1 da golf di Cannes ad allenarti. Quindi ti ringraziamo e ci aggiorniamo, spero già in settimana, per fare un altro passaggio dal Festival di Cannes. Grazie, Carlo, buon lavoro. Molto volentieri. Ciao. Grazie mille a Carlo Valeri di Sentieri Selvaggi, che è stato con noi anche quest'anno. Radio Città ha l'inviato al Festival di Cannes. Applausi. Madonna, bellissimo. Che figa. Non vi fermate, continuate, ce li meritiamo tutti. Questo succede solo dove? Solo al Golf Club. Siamo qua. Va bene, torniamo invece a noi, ragazzi. Abbiamo lanciato un sondaggio. Vuoi riprenderlo un po' tu, perché possiamo anche vedere i voti, tutto come sta andando. Abbiamo lanciato un sondaggio stamattina perché direttamente dalla rubrica di Luca Pepe. Ricorderete la rubrica di Luca Pepe, che è una delle migliori al mondo. E ovviamente abbiamo chiesto. Ho anche una rubrica per voi. Eccola, certo, qui. Ognuno delle sue. Vai, io ti ascolto, qui. Vai. In vista dell'appuntamento di questa sera con il Golf Club di RCB, noi, sì, in diretta in questo momento, vogliamo sapere se vi state dando da fare per realizzare il sogno degli Stati Uniti di Pantano. Vero. Guarda, le opzioni sono tre. Li ho usciti. Non li ho ancora usciti, li sto ancora uscendo.
Potete votare. Cosa hai votato? Lo so che non ho votato. È segreto. Io non posso votare perché la radio è nostra. E Oh, mi ha fatto votare due volte. Ah, vedi, è proprio due indecente. Vabbè, voglio dire, vabbè, in linea con quelle che sono le tecniche politiche. Perché ora è per la lista femminile. Radio Cittadini, ma soprattutto Radio Cittadini. Perché puoi votare più volte. Ma puoi fare il disgiunto. Avete finito? Non per il cazzo. Vai, forza. Potete votare per tutta la settimana. Settimana prossima vi daremo l'esito del sondaggio e andremo a vedere come finirà. Ma adesso è il momento. This is the moment. Siete pronti per This is the moment? Un'altra volta, però. Cioè, che cosa? Votate. Usciteli. Mi piaceva dirlo così e l'ho detto. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Allora, torniamo anche a questa bella abitudine di avere il video condiviso con i nostri ascoltatori. Perché in settimana si è pronunciato niente po' di meno che il nostro Vincenzone, l'uomo dei lanciafiamme. Scienza. Perché è spuntata in settimana una foto che vedeva, diciamo così, ritratta la nostra presidentessa del Consiglio. La mitica. Che la fa incazzare un sacco quando la chiami presidentessa, con Don Patriciello. Prete, anticamorra, vabbè, non voglio fare sempre le solite cose. Diciamo che il nostro De Luca non l'ha presa benissimo. E quindi da oggi abbiamo questo esperimento che, guardate, meraviglioso. Siete pronti? La Meloni presenta il suo progetto di riforma istituzionale, riforma del premierato. Sì. Anche quello è stato un momento di grande commozione. Celebrato. Vedere la Meloni che presenta il suo progetto. Con chi? A noti costituzionalisti, fra i quali ho notato in modo particolare i Zanicchi, noti costituzionalisti. Sì. C'era anche ad ascoltare, diciamo, il progetto costituzionale, un prete del nostro territorio, conosciuto come il Pippo Baudo dell'area nord di Napoli, ma Patriciello, ma che t'ha fatto? Sono momenti davvero imperdibili. Imperdibili. Sono momenti imperdibili per il nostro. È stata anche una bella querella questa sua. L'hai seguita? L'ho seguita. Hanno un trovato pochino. La questura aperta? No. Attenzione. L'hanno tirata un po' in caciara perché hanno detto: ah, ma se per le offese ad una persona del centrosinistra si mobilita tutta l'area di centrosinistra, eccetera, eccetera, adesso per un prete anticamore, eccetera, eccetera. Cioè. Che dobbiamo fare? Che vuoi? Un po' quello. Però siamo abituati alle uscite infelici di che sappiamo noi, eh? Sì, ma tanto stanno dando giù, da che panza che ho messo. Non so se... Ragazzi, la vecchiaia è proprio in combo. Metti fitti. Tu proprio metti fitti. Quando il matrimonio ti migliora, metti fitti. Mi devo tagliare le gambe. Lasciamo stare, torniamo in invece. Il segreto è non arrivare al tavolo, come faccio io, vedete? A quelli che sono stati post più gettonati dai nostri radiocittadini. Va bene, basta De Luca che ha rotto le palle, andiamo subito alle inaugurazioni del nostro famigerato, eccolo qua. In settimana il nostro con Don Coso pure. No, tra l'altro questa foto che ritrae il nostro primo cittadino mentre taglia il nastro con Don Coso, mi piace che l'hai chiamato Don Coso. Fateci caso, non c'è nessuno che guarda nell'obiettivo, ce n'è solo uno ed è il finanziere, non so chissà come mai. Come la vedete? Però notavo un'assenza, cioè una presenza, al posto del crocifisso di solito ci dovrebbe essere qualcun altro. E non c'è, dov'è Luigi? È a mantenere il crocifisso in ginocchio. Se sotto, un ginocchio sui ceci. Però guarda la sezione aurea, guarda come gira. Guarda come è tutto armonioso. E proprio qualche istante dopo poi il nostro primo cittadino ha incontrato anche l'arcivescovo a Croc di Benevento e è partito un karaoke, non so se avete visto, eccolo qua. C'è il nostro sindaco con il microfono in mano. Il nostro meme è: ah, sai, Fanesta Vascia. Magari esce un bel pezzo napoletano di quelli che piacciono a noi. Va bene, ci spostiamo poi in un altro senso ad andare un po' di nuovo sotto l'arco di Traiano. Hai detto che se sta facendo sotto l'arco di Traiano, lo smog sta. Lo smog sta corrodendo l'intero del povero arco di Traiano. Settimana scorsa vi abbiamo raccontato dello striscione affisso sul Mamozio di Piazza Orsini. Lo smog di Benevento. Con un messaggio d'amore. C'è un altro messaggio d'amore che è spuntato sotto all'arco di Traiano. Amore, l'amore è arrivato, ti aspetto. Capito? Fuori, bello. Mi diceva quando mi volevano. Non sappiamo chi sia questo Bansky, Lino Bansky, che sta, come dire, inondando di messaggi. Però tutti quanti, prima a dire: ah, bravo, almeno non imbratte i monumenti, dagli altri invece, come fai in questi casi non va mai bene. Ma tu che sei soggetta
o soggetto a questi messaggi, dagliela barra, daglielo, escici almeno, dagli una chance, ecco, in quel senso. Esci almeno un voto per Sandro, esci, da, dobbiamo... esattamente. E a proposito, sei maggiorenne, ma anche un cornetto da pesce di zucchero, bravissimo, un cornetto da pesce di zucchero. Allora, perdona mio padre perché ho memato, questo credo sia uno dei migliori in assoluto, avete visto la nostra e in effetti non mi sento, non mi sento di secondo me c'è un po' di ispirazione, allora, nella foto sopra. Durante il saluto alle forze armate la nostra premier girava su una giardinetta, non so come si chiama, campagnola dell'esercito, Iveco, mantenendosi tipo Darth Vader, ricorderete, a questa sbarra che c'era sul mezzo, e noi l'abbiamo trovata impressionante la somiglianza con il nostro padre Pio Robot che c'è alla Rotonda dei Pentri. Ma ricorda sempre qualcun altro della sua area, non so. Esatto. Non mi ricordo che è Radio Cittadino che ce l'ha segnalata, ma lo ringraziamo, trovate la citazione in pagina. Devo dire, veramente tutto molto bello, Alberto, che ne pensi? Beh sì, tra l'altro subito, paragoni inappropriato, questa... siete delle merde. Sì, lo sappiamo, perciò siamo gioca con i fanti, ma non scherzare con i santi. Giorgia Meloni? Ah no, tu dici che si riferivano a... Vabbè, scusa. Secondo me sì. Cioè, non mi pronuncio sulla premier, ma se quella statua fa cagare non è colpa nostra. No, cioè, ma ci tengo a dire. A parte che quella statua ha un... Ma quelle cose sotto che sono le calamite dei cartoni animati. Quelle se si sganciano parte. No, decolla, lo stanno mantenendo perché è metallo. Che costo quelle cose? Tu lo guardi, il problema è che lo guardi. Aspetta, ma se tu lo... cioè, la prima volta che l'ho visto, la prima impressione che ho avuto è stata: ma è un Megazord dei Power Rangers? Sì, potrebbe essere, potrebbe. C'è scritto comunque. Comunque, raccapricciante. Va bene, cambiamo diametralmente tema e andiamo al Giro d'Italia, yeah, che è passato che anche quest'anno buche, nel Sani. Bravissimo. Tante buche. E bestemmi ha fatto tirare ai ciclisti professionisti. Il Giro passa nel Sannio, scuole chiuse il 14 maggio anche a Cerreto Sannita, Campoli del Monte Taburno e Tocco Caudio. Soprattutto questo, Tocco Caudio. Scuole chiuse se copia, cioè mo va buono il modello Benevento, sì. Prima quando lo faceva chi sapete voi, il sommo è straordinario, tutti a lamentarsi. Tra l'altro oggi il Giro, anzi no, domani il Giro partirà da Foiano, dal Fortore. Tra l'altro Fortore in festa, ricorderemo dei territori più scordati e dimenticati del nostro Sannio dai politici, visto che siamo sotto elezioni. Tranne quando si vota. Esatto, perché si rifanno le strade che passa il Giro, ma se no col piffero. E il nostro pensiero invece ieri, proprio quando è arrivato il Giro d'Italia Cusano Mutri, era stato ieri mattina per il nostro Fioravante, perché da Benevento, dall'Arco di Traiano, è partito il giro delle e-bike, cioè delle bici a pedalata assistita. Sì. Non mi ricordo qual era la tratta, penso pure andavano verso Camposauro, e abbiamo pensato, povero Fioravante in pensione, che vede tutti quei ciclisti lungo il Corso Garibaldi e non può fare manco una multa. Pensa come sarà stato male. Ma che è? Bosco, stoppi. Bosco, stop it, no. Ci manchi Bosco, ci manchi tanto, pensa quante multe potevi fare e non le potute fare. Però ti meriti comunque la tua canzone. Si portava, ma la mettevamo da tempo, Brisi. Si portava la stampante portatile proprio. Sì, vai. Manco 3D. Vabbè, lasciatela nel sottofondo che mi piace. Andiamo di nuovo invece a parlare di calcio. Grande amarcord di Oliver Kragel sotto un video che ha fatto il nostro Pippo Inzaghi. È Pippo Inzaghi, Oliver Kragel, ricorderete, esterno che ha giocato anche nel Benevento proprio in epoca inzaghiana, quindi quando ci fu il record per la promozione in Serie A, no? Registrato in Serie B a guida Inzaghi. E beh, che è successo? Che come all'epoca successe durante una call, Oliver Kragel scrive: "Mister, saluta mia cugina che capocchia". E lui ovviamente l'espressione la dice lunga, però quanto ci mancano quei tempi. Grazie a Oli che non dimentica, e chi dimentica è complice, ma Oli Kragel non lo è. Secondo me bomber vero, tra l'altro. Se fosse stato in campo ieri sera con i colori del Benevento, Pippo anche uno o due li poteva ieri fare. Ieri sera il Benevento è partita anche un'espulsione di Pinato che peste loco, vabbè, lasciamo stare, lui all'arbitro, ma veniamo invece alla vera foto di questa settimana. Eccola qua. Sandra e gli arrosticini abruzzesi. È stata in Abruzzo in settimana. Perché e anche lei è candidata. Certo, che tu giustamente, scusami, che ne so, vai in Spagna, ti fai la foto con le nacchere, no? Normale. Faccio un esempio. Vai a Napoli, fai la foto con Pollicinella. Vai in Abruzzo, ti fai la foto con una frangata con di arrosticini. Esatto. Buongiornissimo, buona colazione. Fatto colazione. Vai in Molise e ti fai una foto con? Con il caciocavallo, non lo so. Con gli arrosticini di pecora, pure là si porta. Non sappiamo se sono di pecora, sappiamo solo che erano le 6 del mattino e sai che ci ha
mortadella avrà avuto tutto il giorno Sandra dopo che avrà, come dire, ingerito sta roba. È la colazione proteica. Esatto. È la colazione proteica. E poi diciamo come farseli andare ancora più storti sti arrosticini, così. Eccoci qua. Manifestazione elettorale giovedì 23 maggio 2024 alle 18 al Teatro San Marco in Via Traiano a Benevento, c'è Renzi insieme alla signora del Dado Star. Quindi se volete per potete... il partito. Per il partito? Eh sì, quello là. Dillo tu. Stati Uniti di Pantano. Sì, siamo noi ragazzi, abbiamo gli Stati Uniti di Pantano e ce ne vantiamo. Abbiamo fatto uno dei montaggi peggiori della storia, non so se vede, non ho neanche scontornato. Vabbè, lasciamo perdere. Ma e... l'intenzione... L'intenzione è chi sono i confederati giusta. E secessionisti a Pantano? Ma ce ne stanno, sono tre di pace vecchia che sì. Negativi. E poi diciamo c'è il premio Uè Pepe della settimana, se lo aggiudica il ministro dell'agricoltura nonché cognato d'Italia Lollobrigida. La siccità per fortuna ha colpito il sud della Sicilia in particolare. Alberto, sei contento? Esatto. La gaffe di Lollobrigida al Question Time in Senato, l'articolo di Gioacchino Amato, c'è anche il video, non lo passiamo perché c'è certe oscenità è meglio sentirle solo una volta. E noi ma STV la S perché sta? Senato, no, per Senato. TV, Senato. No, pensavo un'altra cosa. Sì, potrebbe essere. Soreta, dici? Anche l'altro. Comunque, ha detto sta cosa che per fortuna la siccità ha colpito il sud, e allora noi ironizzando abbiamo scritto in questa ipotetica conversazione col ministro Lollo, dici che si nupeva senza dirci che si nupeva, e lui risponde sono pepe, proprio per tradurre fino in fondo la cosa. Anche se uno dei commenti più belli in materia l'ha fatto il radio cittadino Gianni Di Gregorio, fortuna o pepe adiuvat, che non è niente male il latino, vedi? Ci torna sempre. Bravo Giovanni, ti si vuole tanto tanto bene. Va bene, tornando invece a tematiche un po' più leggere e tornando anche al vero spirito di questa trasmissione, che resta sempre il golf. Da-da! Ci copiano ragazzi, un mega campo da golf sorgerà a Taranto, investimento da 200 milioni. Ma chi è? Del vecchio di... sì. È vero. Tra l'altro io 200 milioni di euro, cosa? Se ce li mette questo con quella giacchetta salmone finta, non so che cos'è, io non ci andrei mai, non so te. Comunque i numeri del progetto, un mega campo da golf a Taranto, investimento da 200 milioni di euro, sarà fatto sull'idea, diciamo, sulla base di quello di Pantano. Male. Copiando proprio. Tra l'altro, vuoi esprimere due parole su quella giacchetta? Tu che di giacchette sei un intenditore. Se fica. Sì, No, vabbè, quando l'ho visto ho pensato a Del Vecchio. Sì, è vero. Non lo so perché. Ha qualcosa in comune con Del Vecchio. Comunque, questa era la nostra la bellezza, settimana sicuramente stravagante di meme, di tutto quello che è successo. E di quello che potrà succedere. A proposito, cari radiocittadini e care radiocittadine, ci potete seguire anche su YouTube, o meglio da stasera e tutte le settimane. Trovate tutti i podcast anche in video delle puntate del Golf Club. Oltre di questa stagione siamo ovunque. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale. Faccio pure io come gli influencer, come si chiamano, come gli streamer. Qui, toccate qui, schiacciate lì là, col ditone. Così. Quello proprio, esattamente. E noi verremo a inaugurarvi casa, se ristrutturate oppure la ora macchina nuova. Dobbiamo vedere qualcuno e venga a inaugurare qualcosa anche qui da noi, sì, perché siamo un pochino a corto di inaugurazioni. Esatto. Qui da noi, Tra l'altro vi faremo anche conoscere il nostro GP, che è lì sul divano come vedete, presenza necessaria quanto importante a questa trasmissione, il altrimenti non andremmo in onda. Il grande GP ormai è un esperto di streaming. Di streaming video. Della streaming e delle live in genere, sì. Veramente. Guardate, lo chiamano il regista ormai. Lo chiamavano il regista. Ci salutiamo per questa puntata. Ha investito tutti i suoi averi come Francis Ford Coppola. Esatto. Allora, in settimana purtroppo ci ha lasciato un grande producer, anche se lui odiava essere chiamato così, quindi ingegnere del suono per antonomasia, quello che ha contribuito a generare il sound di Seattle, il grunge, il movimento di Washington, la generazione X, tutte quelle cose là, ovvero Steve Albini. Ci ha lasciato a 61 anni, se non ricordo male, giusto per intenderci, musicista degli Shellac, storica band e formazione rock hardcore straordinaria. Producer di In Utero dei Nirvana. Noi abbiamo citato proprio un passaggio di In Utero di Earthshaped Box che ascolteremo per chiudere questa puntata. Voi non lo sapevo, non lo sapeva, ma però ci siamo trovati, te ne sei andato per un'idea, diciamo così. Io mentre penso ancora alla panza che ho fatto vi saluto e vi salutiamo, grazie ai miei colleghi di Querele, grazie a voi e ci vediamo voi. In questura ci restate, vediamo su Radio Città il prossimo alle 20:05. ciao, fichissimo. Questo è Golf Club. Da Pantano a Radio Città siete al Golf Club. Prima o poi Clemente ci chiuderà.